Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube La Gente dei Viaggi. Io sono Tatiana e oggi parleremo di una cosa veramente interessante, soprattutto per chi deve fare viaggi in aereo molto lunghi, e cioè le 10 cose da portare assolutamente con voi durante i voli intercontinentali. Iniziamo subito, ma prima ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche quando escono i nuovi video. Inoltre mi potete seguire sul mio profilo Instagram, Tatiana l'agente dei viaggi, sulla mia Instagram TV e sulla mia pagina Facebook l'agente dei viaggi. Mi raccomando, iscrivetevi. Allora, iniziamo subito con questi 10 articoli fondamentali da portare con voi durante i viaggi lunghi in aereo. Allora ragazzi, il primo oggetto che vi consiglio di portare con voi in aereo è un indumento assolutamente da non dimenticare. Dovete sapere infatti che sugli aerei, soprattutto sulle tratte molto lunghe, l'aria condizionata è sempre accesa alla massima potenza e quindi la temperatura interna dell'aereo è sempre molto molto bassa. Per questo vi consiglio di mettere da parte il vostro essere fashion, la vostra eleganza, le minigonne, i tacchi, le camicette e optare per un abbigliamento assolutamente più comodo, ma soprattutto più caldo. Quindi la compagnia aerea di solito fornisce sempre una copertina morbida che serve appunto per coprirsi durante soprattutto le ore notturne, ma più importante ancora è il fatto che voi dovete assolutamente indossare una felpa. Quindi portatevi una felpa di quelle proprio che usate anche per casa, o comunque una di quelle vostre preferite più comode, più morbide, che abbia il cappuccio per riuscire a coprirvi la testa quando poi dovrete dormire, e con la cerniera in modo da potervi vestire a cipolla. Quindi sotto la felpa vi metterete o un altro maglioncino o una t-shirt o una canotta, in modo da potervi vestire e svestire all'occorrenza in base agli sbalzi di temperatura che ci sono all'interno dell'aereo. Quindi il primo oggetto da non dimenticare assolutamente è la felpa, che vi tornerà buona, credetemi, anche quando sarete all'interno del terminal aeroportuale, che è un altro posto dove l'aria condizionata è accesa a manetta. Il secondo oggetto che vi consiglio di portare è una bandana. Questa è una bandana che può essere usata sia per coprire la testa, ma soprattutto per coprire il collo e il naso e la bocca. In questo modo, infatti, quando vi appresterete a dormire durante il volo, potrete coprirvi il naso come se fosse, diciamo, inverno, in modo da non seccare troppo le mucose nasali e non dovervi svegliare con il naso e la gola molto molto secchi, proprio a causa della secchezza dell'aria all'interno del volo. Quindi assolutamente una bandana, uno scaldacollo, in commercio ce ne sono veramente di tutti i tipi, ma non è da dimenticare. Terza cosa da non dimenticare, sia che siate femminucce sia che siate maschietti, sono i burro cacao. I burro cacao, sapete, ce ne sono di 100.000 tipi, dal più semplice a quelli rosé, a quelli ai gusto, questo è il gusto karité, oppure il lip balm, quindi sempre un balsamo labbra adatto proprio per la secchezza delle labbra sempre durante il volo. Quindi assolutamente ricordatevi il burro cacao. Le scatoline per le lenti a contatto. Allora, io viaggio sempre con gli occhiali perché sono più comodi e per non avere questo disturbo di dovermi andare a togliere le lenti, ma se viaggiate con le lenti ricordatevi di portare via la scatolina in modo da togliervi le lenti a contatto nel momento in cui dormirete sul volo, e poi portarvi le lenti a contatto di ricambio per il giorno successivo per appunto rimettervele su e tornare a vederci. La quinta cosa da non dimenticare durante un volo aereo sono i fazzoletti di carta. Mi raccomando, portatene sempre con voi in quantità abbondanti, perché possono servirvi per qualsiasi cosa. Possono servirvi per struccarvi prima di dormire durante il volo, per soffiarvi il naso, per pulirvi le mani, per asciugarvi le mani. Quindi mi raccomando, portatevi via sempre i fazzoletti di carta. Ve lo dico perché mi è capitato che nel momento in cui qualcuno tira fuori i fazzoletti di carta in aereo c'è sempre il vicino di posto che ti chiede se gliene puoi prestare uno, quindi portateli. La sesta cosa da portare via assolutamente durante un volo aereo sono le cuffiette. Le cuffiette le trovate in commercio ovunque, a
tantissimi prezzi, di tantissime forme, eccetera. Quindi il consiglio è questo: non compratele il giorno prima di partire, ma preparatevi con un certo anticipo provandone diversi tipi fino a trovare quella giusta per voi. Potete prendere quelle che entrano e aderiscono perfettamente al vostro orecchio, potete prendere quelle con il filo, quelle wireless, veramente ce ne sono di tutti i tipi. Quindi vi consiglio di munirvi di delle vostre cuffiette preferite per non arrivare in aereo e dover usare quelle che vi fornisce la compagnia aerea, che molto spesso sono ad archetto e semplicemente con la cuffia esterna, così, e non attutiscono molto i rumori, oltre ad avere anche una qualità del suono non grandissima, ecco. Il settimo oggetto che vi consiglio di portare via è il vostro fidato lettore MP3. Potete portarvi un iPod, quindi sicuramente uno strumento performante, così come anche un normalissimo lettore MP3 di quelli con l'USB e di quelli alimentati a batteria. Qui ognuno, diciamo, ha la propria scuola di pensiero. Io personalmente preferisco questo perché, appunto, essendo alimentato a batteria, non ho il problema di dover cercare una stazione di ricarica nel caso in cui, dopo molte ore in cui lo si utilizza in volo, dovesse scaricarsi. Quindi con le batterie, secondo me, è più comodo. Ma non scoraggiatevi, perché ormai tutte le compagnie aeree, per i voli soprattutto molto lunghi, provvedono a darvi sul sedile davanti a voi, dove c'è lo schermo, la televisione, una presa USB dove potete caricare i vostri devices. Quindi ricordatevi di portare via il caricatore in modo da poter caricare l'iPod, l'iPad, dove avrete inserito magari dei libri da leggere, dei giochi da fare, piuttosto che avete scaricato dalle vostre piattaforme qualche puntata di qualche serie TV. Quindi ricordatevi sempre, la presa risulta essere molto utile. Anche perché anche negli aeroporti iniziano a essere molto frequenti le stazioni di carica, quindi sicuramente questo è da non dimenticare. L'oggetto numero 8 da non dimenticare assolutamente quando si viaggia è la mascherina per gli occhi. Questa è quella che solitamente uso io, è morbida e molto calda e poi è anche decisamente simpatica. Ce ne sono comunque anche di più sobri, ovviamente, come quelle che vengono date in dotazione dalle compagnie aeree nei loro comfort kit. Ecco qua, sono quelle più semplici, diciamo, nere, però sicuramente svolgono la loro funzione. Tra l'altro, in questi comfort kit molto spesso sono presenti anche questi calzetti adattissimi e sicuramente utili durante i voli, proprio per metterli, indossarli, diciamo, sopra ai vostri calzetti e per chi vuole camminare scalzo nell'aereo, o comunque per mantenere i piedi e le caviglie al caldo. Nona cosa, non meno importante, sono i tappi per le orecchie. Questi sono fondamentali per i viaggi lunghi, per attutire i rumori, per coprire i rumori di chi parla, per coprire magari i bambini che piangono, insomma per riuscire a dormire con una certa comodità, diciamo, ecco. I tappi che vi consiglio io sono questi qui arancioni, si trovano tranquillamente su Amazon e sono praticamente i migliori in commercio. L'ultima cosa, ma non meno importante, perché è quella che da sola, diciamo, occupa un mondo intero di scuole di pensiero, sono i cuscini. Allora, cuscini, diciamo, io ve ne consiglio di tre tipi diversi. Allora, un cuscino più blando, diciamo, tipo questo è come quello che si usa in spiaggia, quindi di plastica, semplicissimo, non molto, senza tante qualità, ecco, però molto molto utile da mettere dietro la schiena, quindi quando siete seduti sul posto sul volo, sicuramente da tenere presente che dovete anche avere un po' di comfort sulla schiena e non affidatevi solamente al cuscino che vi viene dato, che di quello che trovate sull'aereo. Oppure un altro modo per utilizzare questo tipo di cuscino è quello di metterlo sotto i piedi davanti a voi, quindi appoggiarlo per terra e appoggiarci sopra i piedi. In questo modo darete sollievo alle gambe. Quindi questi cuscini, diciamo, da spiaggia, sicuramente portateli perché vedrete che vi verranno utili. Il secondo tipo di cuscini sono quelli rettangolari, eccoli qua. Questi si trovano in commercio di tutte le marche, di tutte le misure, di tutti i tessuti. Quindi sicuramente potete scegliere quello che fa il caso vostro, e anche in questo caso non compratelo in aeroporto prima di salire in aereo, compratelo prima di partire in modo da poterlo gonfiare,
provare e sentire se a contatto con la vostra pelle vi dà effettivamente un certo comfort. Questo cuscino è molto utile per chi ha un posto vicino al finestrino, perché ci si può appoggiare sulla cabina, diciamo, dell'aereo così e dormire comodamente, appoggiandolo poi anche alla spalla. Quindi sicuramente questo molto utile. Un secondo tipo di cuscini, che è anche forse il più famoso, è quello a U, non so come chiamarlo, non so in che altro modo chiamarlo. Questo vi permette di non far penzolare la testa da una parte all'altra. Questo modello qui ha un upgrade, diciamo, perché ha anche un cuscino posteriore in questo modo qui, ma ci sono anche quelli più normali che hanno semplicemente la forma a U o a C, come volete dirlo, ok? Ecco, queste erano le 10 cose sicuramente da portare con voi durante un volo aereo, soprattutto per un volo lungo. Io vi consiglio di organizzare i vari settori, diciamo, quindi le varie cose che vi servono all'interno di pochette e bustine. Questa è quella trasparente che serve per i liquidi, quindi per esempio il burro cacao, le lenti a contatto vanno qui dentro, così come le lenti a contatto, quelle vecchie, la capsula per contenerle. E poi vi consiglio anche di usare invece delle altre bustine dove inserire il lettore, per esempio le cuffiette, in modo da non dover cercare all'interno della borsa ogni cosa che si è persa chissà dove, ma avere tutto suddiviso per bustine. Io lo faccio sempre e mi trovo sempre molto bene con questo metodo, diciamo. Nell'info box qui sotto trovate i link di tutti gli oggetti che vi ho mostrato nel video, quindi andate a dare un'occhiata. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete bisogno di altre informazioni, commentate il video qui sotto, scrivetemi, seguitemi sempre e mi raccomando, state connessi con me, l'agente dei viaggi. Ciao a tutti!